Ha suscitato molte reazioni la notizia della sospensione dalle lezioni data ad uno studente dell'Istituto Einaudi poco prima che Cremona tornasse in zona rossa e proseguita anche durante il lockdown. Le ragioni del provvedimento disciplinare deciso dal consiglio di classe sono legate al comportamento del ragazzo che presenta il cosiddetto disturbo oppositivo provocatorio. Alcuni hanno apprezzato la severità della scuola nei riguardi di un alunno indisciplinato, tanto più nel periodo dell'emergenza sanitaria. Per molti, però, una scuola che esclude dalle lezioni rappresenta un fallimento educativo. Il ragazzo è in pagella buoni voti e sinora ha dimostrato di voler continuare a frequentare l'Einaudi, lo stesso istituto che lo ha invitato a fermarsi per qualche giorno per riflettere e valutare la possibilità di iscriversi ad un'altra scuola. Non una punizione per l'Einaudi, ma una pausa di riflessione. Erano emerse delle situazioni comportamentali che necessitavano una attenzione del tutto il corpo docenti nei confronti del ragazzo. Il 21 settembre è stato riunito questo consiglio di classe allargato, anticipato da un incontro con la famiglia, i genitori e il ragazzo. Un periodo di tempo sospeso, fermato, in cui offrire al ragazzo la possibilità di riflettere sul suo futuro, di pensare se quella che è stata intrapresa sia realmente la strada percorribile che lo porti al suo futuro. Ci siamo interrogati e io e i colleghi abbiamo pensato che questo momento di rottura, perché i ragazzi al giorno d'oggi corrono molto velocemente oppure vanno molto lentamente, e quindi a nostro avviso è importante dare ai ragazzi anche un tempo. Capisco che sia difficile magari da capire, ma questa è stata l'intenzione che ci ha mosso.